Sixitano incomincia a parlarvi e Raffi, il solito mute video improvvisato perché all'improvviso, come un fulmine al ciel sereno, è stato rilasciato il primo teaser ufficiale di Rainbow Six Extraction. È questo il nome del nuovo gioco di Ubisoft che prima conoscevamo come Rainbow Six Quarantine, poi Parasite. In realtà non è nessuno dei due nomi, si chiama Extraction. E prima che me lo chiediate, sì, è proprio un altro gioco, non c'entra con Siege, non è un'espansione di Siege, sarà un gioco a sé e verrà annunciato ufficialmente il 12 giugno, più o meno alle 21, durante l'Ubisoft Forward, la conferenza di Ubisoft, che seguiremo insieme in diretta in italiano sul nostro canale Twitch, Rainbow6itacom. Vi lascio il link in descrizione, vi lascio anche la data e l'ora, così non vi perdete. E mi raccomando, vi aspetto perché ci saranno novità interessanti per voi anche dal lato Rainbow Six Siege. Ora però, visto che mi dite sempre Raff, non interrompere il video quando vai a fare l'analisi, guardate prima il video, tanto dura poco, e poi dopo ci andiamo a fare l'analisi insieme perché ho notato subito qualche chicca. Teaser, perché non è un trailer, si vede ancora poco, è uscito con un nome differente tra la versione inglese e la versione italiana. Infatti ho notato che sui canali inglesi internazionali veniva indicato come Sprawl, che sta per massa informe distaccata, quella che probabilmente si vede durante tutto il video. Mentre per quanto riguarda la versione italiana si chiama Teaser Archeloma. Immagino si riferisca alla specie che si vede all'interno di questo video. Per chi l'ha giocato voglio sentire nei commenti se la pensate come me. Mi ricorda tantissimo la versione di Outbreak, perché tutti questi spuntoni, questa roba che si allarga all'interno di queste teche di vetro che poi esplodono, mi dà molto quell'impressione. Ora però passiamo all'analisi. Vabbè, partiamo evidentemente dalla musica che si sente in sottofondo, che è Walking Under a Rainbow di Neil Daniel. Una canzone che non esiste, l'ho controllata soprattutto perché altrimenti per il copyright rischiavo problemi. Non esiste, non la trovo da nessuna parte. Penso sia stata creata appositamente come una sorta di meme, visto che vuol dire camminando sotto un arcobaleno. E vediamo addirittura un appuntamento dell'agenda con tanto di good morning, un appuntamento alle 9 del mattino, security level 5, livello alto di sicurezza, anche se poi questa immaginina con le nuvoline non è che mi dia molto quell'impressione. Mentre si fa questo zoom out verso l'esterno, notiamo innanzitutto questo monitor in cui sono presenti dei test su quello che sembra un virus che si sta espandendo nel lato in alto a destra, mentre in basso a destra c'è un continente, quello americano, in cui sono segnati tre punti e andando un po' ad occhio mi sembra siano in California, nella zona del New Mexico, dove tra l'altro era ambientato Outbreak, mentre in alto a destra dovrebbe essere tra lo stato del New Jersey e quello di New York. Comunque sono indicati questi tre punti, è possibile che lì saranno ambientate le missioni di Rainbow Six Extraction. Nella parte invece a sinistra del monitor notiamo una mail confidenziale, sempre di livello 5 per quanto riguarda la sicurezza, che richiede un'azione urgente, inviata a quanto pare da Adama Coffey della società Orpheus a Bill Brooks, sempre di Orpheus. Quindi è una mail interna di questa società, di cui tra l'altro si intravede il logo
in basso a sinistra in questa mail. Questa Dama Coffee sembra effettivamente allarmatissima perché nomina uno dei membri del nostro team Rainbow, precisamente Eliza Cohen, quindi Ash, e sembra abbia avuto una telefonata con Ash proprio perché una parte del team Rainbow sta indagando su qualcosa in Alaska, in uno dei laboratori di questa società chiamata Orpheus. Sembra vogliono nascondere qualcosa al team Rainbow. Probabilmente si tratta proprio di studi su questa sorta di virus. Tra l'altro invita Bill Brooks a mandare tutti quanti in ferie con una scusa all'interno del laboratorio, bruciare qualsiasi documento e di non rispondere o di non dare indicazioni a qualcosa che le chiama REACT, R-E-A-C-T. Suppongo si tratti di una cellula probabilmente del Team Rainbow che sta indagando su tutto quello che sta succedendo in questi laboratori che sembrano sparsi in più zone del mondo o almeno degli Stati Uniti. Mentre continua comunque questo zoom out, mi sembra di notare come sfondo del desktop la luna, non so se sia collegata in qualche modo. C'è anche un altro documento nella parte destra del monitor che sembra illeggibile. C'è anche il player della canzone in alto a destra e in alto a sinistra si legge Dr. Brooks, quindi questo è proprio il computer di questo Dr. Brooks, che tra l'altro ha 7 mail non lette. Ci sono immagini, cartelle, ma non mi sembra di cogliere qualche indicazione importante per questa analisi, se non qualche immagine qui e lì di pianeti, qualche file audio, qualche cartella con nomi in codice. Sicuramente alcune cartelle si riferiscono allo stato di New York, cioè NY, ma soprattutto proprio sotto la cartella aperta file 0047 c'è anche The Dark Side of the Moon, quindi il lato oscuro della luna. Possibile che questa società Orpheus sia arrivata sul lato oscuro della luna, abbia trovato qualche forma di vita aliena e l'abbia portata sulla Terra, creando un po' di casini. Ora ditemi pure quello che vi pare, ma mentre nella mail c'è scritto non diciamo nulla al team Rainbow, siamo preoccupati e cose del genere, io sulla scocca di questo laptop in basso a destra ci vedo proprio il logo di Rainbow Six Siege, tra l'altro il logo eSport dei tornei sportivi, quindi è un easter egg sicuramente. Mentre comunque si va in zoom out, c'è un telefono che vibra sulla scrivania, non si riesce a leggere purtroppo il nome della persona che sta chiamando. Sulla tabella si legge Bacon, ma è semplicemente una battuta. Sulla tazza invece penso abbiate letto il nome di qualche operatore che conosciamo, c'è Termite. Allontaniamoci ancora un po', la melma si sta espandendo praticamente ovunque, la tabella dove c'era scritto Bacon è una tavola periodica e attenzione, questo sono sicuro che i più attenti di voi l'hanno notato anche nella prima volta che ho mostrato il teaser. C'è Tachanka versione Rainbow Six Magic lì in alto ed è uno dei cibi che mi manca. Ne ho qualcuno? In effetti oltre alla versione normale ho anche quello di Halloween e questo in edizione speciale, ma questo di Rainbow Six Magic penso non sia stato prodotto in realtà. Quindi altro easter egg che ci porta però ad un'altra scena. Vediamo che questo è proprio l'ufficio del Dottor Brooks, si legge sulla parete, e sembra che l'ala che ormai è stata quasi totalmente conquistata da sta melma sia la S14. Non so se sarà importante successivamente. Si vedono dei caschi, si vedono degli allarmi sulle pareti, nulla di particolarmente significativo se non un chiaro segnale di pericolo in arrivo. Non c'è nessuno nell'ufficio, quindi l'allarme è probabile sia riuscito comunque ad avvisare tutte le persone che lavorano in questa sorta di struttura. Si vede ancora una volta il logo Orpheus in fondo e soprattutto al centro c'è una sorta di contenitore criogenico con all'interno qualcosa che però non si riesce a riconoscere tantissimo. I monitor sembrano indicare valori totalmente alterati, mentre ancora una volta la melma si espande, stavolta all'interno di una teca di cristallo, per sfondarla poi con questa sorta di spuntone, ma solo nel momento in cui la melma viene in contatto con quella materia oscura che gravita all'interno della teca di cristallo. Stessa situazione poi spostandosi dalla teca di cristallo si verifica con quel contenitore gigantesco che vedevamo al centro della struttura, che ormai è stato totalmente aperto. E più ci si avvicina lungo questo ponte, dove l'unica cosa che risalta più di tutte è ancora una volta il logo Orpheus, una sorta di minerale probabilmente proveniente dallo spazio verso cui sembra convergere tutta questa melma. Ed infatti appena si arriva nei pressi del minerale, questa sorta di materia vivente esplode in un sacco di spuntoni rossi e neri. A questo punto non sottovaluterei questa immagine, perché questo colore giallo acceso ritorna spessissimo in tutti gli annunci, anche
anche precedenti di Quarantine e Parasite, e sembra che questa specie di polverina gialla riesca a distruggere e a far morire la melma che la circonda, rivelando tra l'altro proprio il logo che avevamo già scoperto durante il primo reveal del titolo. E finalmente abbiamo il titolo Rainbow Six Extraction, prodotto anche in questo caso a Montreal da un altro studio che non si occupa di Rainbow Six Siege. Dopo l'immagine di Ela vediamo anche quella di Sledge quasi catturato da sta sorta di melma, quindi ennesima conferma che ci saranno gli operatori di Rainbow Six Siege all'interno del gioco. Spero che questa analisi vi sia piaciuta, anzi se avete notato qualche altro dettaglio fatemelo sapere nei commenti. Vi aspetto ancora una volta il 12 giugno per il reveal ufficiale di Rainbow Six Extraction e per tutte le novità su Rainbow Six Siege. Ovviamente troverete Extraction su questo canale, come lo troverete durante le nostre live. Lasciate tantissimi like a questo video, iscrivetevi qualora non l'aveste ancora fatto, attivate la campanella e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Oh, you make me wanna talk back to you. Say you like that.